Amici telespettatori di Teleprima, ben ritrovati al Prima TG Flash. Andiamo subito con le ultime notizie. Come Campania abbiamo avuto il riconoscimento che siamo tra le regioni più virtuose per l'utilizzo dei fondi europei. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, motivando la sua soddisfazione in un periodo così particolare. Ascoltiamo un estratto delle sue parole. Abbiamo assistito in questi giorni ad una discussione, ad un dibattito parlamentare relativo ai fondi europei. Io credo che siano motivate tutte le critiche rispetto a un modello di gestione che prevede l'impegno di decine di tecnici che dovrebbero utilizzare 209 miliardi. Rilevo ovviamente che in questa ipotesi non solo non avremmo un'accelerazione dei tempi, ma avremmo una complicazione di tutti i problemi. Vi lascio immaginare solo i conflitti di competenza fra i tecnici impegnati e le regioni e i comuni interessati. La domanda che bisogna porsi è un po' questa: perché si immagina di utilizzare i tecnici? Per accelerare i tempi di spesa. Bene. Noi abbiamo avuto in Italia due modelli, non uno. Il modello Genova, che viene ricordato di solito, il ponte di Genova, grande rapidità nella esecuzione dell'opera. E c'è un altro modello, altrettanto significativo, ma che non viene mai ricordato, modello Napoli, Universiadi di Napoli. Un evento nel corso del quale in 10 mesi abbiamo realizzato la ristrutturazione o fatto completamente 70 impianti sportivi in un contesto di assoluta trasparenza. Dunque, se è possibile fare opere pubbliche in tempi rapidi e un contesto di trasparenza, per quale motivo queste modalità operative non devono diventare modalità operative ordinarie delle istituzioni territoriali? Perché devono essere modelli operativi attribuiti soltanto a commissari? Se i commissari garantiscono rapidità di esecuzione, ma anche trasparenza e correttezza, per quale motivo questo modello non viene esteso in termini generali all'attività amministrativa nel nostro paese? Questo non lo si capisce. Secondo il bollettino di Ramaro dal Ministero della Salute, in Italia nelle ultime 24 ore si sono stati registrati 19.903 nuovi casi di coronavirus su più di 196.000 tamponi effettuati. Si segnalano inoltre 649 decessi. Invece in Campania i positivi del giorno sono 1.414, di cui 1.299 asintomatici e 115 sintomatici. I tamponi del giorno sono 19.663, i deceduti 47, di cui 4 nelle ultime 48 ore e 44 nei giorni precedenti. I guariti della Regione Campania sono stati 1.758, i posti letto disponibili in terapia intensiva, i posti letto occupati in terapia intensiva sono 137 su 656 disponibili, mentre nei reparti Covid sono disponibili 3.160 posti, occupati 1.794. Il commissario straordinario dell'emergenza coronavirus in Italia, Domenico Arcuri, ha emanato oggi l'avviso pubblico per assumere con un contratto a tempo determinato fino a 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari che dovranno sostenere la campagna di somministrazione del vaccino nelle 1.500 strutture individuate e distribuite su tutto il territorio nazionale. Dal 16 dicembre prossimo i medici, infermieri e assistenti sanitari potranno inviare la loro candidatura per via telematica sul sito del governo. L'avviso è rivolto ai cittadini italiani dell'Unione Europea ed extra-Unione Europea. Potranno aderire anche i medici pensionati, laureati oltre agli infermieri e agli assistenti sanitari. I contratti avranno una durata massima di 9 mesi, rinnovabili
in caso di necessità. Se fossimo in guerra sarebbe una sorta di chiamata alle armi, ha commentato il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri. Per dirla meglio, un richiamo accorato alle responsabilità e alla solidarietà da parte di quei cittadini italiani che possono aiutarci ad effettuare la più grande campagna di vaccinazione di massa degli ultimi decenni con efficacia, tempestività. L'ordinanza del Ministero della Salute Roberto Speranza cambia colore a 5 regioni, avrà valore ovviamente da oggi 13 dicembre. Sulla base dei dati della cabina di regia si dispone l'area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte e l'area arancione per la regione Abruzzo. Proprio l'Abruzzo dovrà tornare per un giorno in zona rossa dopo il pronunciamento del TAR dell'Aquila che ha sospeso l'ordinanza regionale che anticipava la zona arancione. Niente passaggio di colore quindi per la Toscana e per la Campania che rimangono di colore arancione. La città di Benevento mantiene le sue promesse quasi come un piccolo ombrello che dona ai cittadini per ripararsi in questa stagione infernale. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha commentato la consegna da parte di Palazzo Mosti dei primi 1000 saturimetri all'Ordine dei Medici del Capoluogo. Le apparecchiature che controllano il livello di ossigenazione nel sangue sono uno strumento importante nella battaglia al coronavirus e saranno donati ai pazienti che necessitano del contributo per condizioni socio-economiche e cliniche. Il paziente potrà ritirarlo presso l'ufficio relazioni con il pubblico al mega parcheggio di Via del Pomerio. Chiediamo a tutti i cittadini grande senso di responsabilità, ha commentato il vicepresidente dell'Ordine e rappresentante dei medici di medicina generale Luca Milano. Facciamo lavorare i colleghi con serenità in questi momenti complessi, un po' per tutti, per le festività natalizie. L'appello dei medici resta sempre lo stesso, indossare le mascherine e mantenere altissima l'attenzione per evitare una terza ondata. Passiamo ora a Napoli, ha rubato un Rolex da 140.000 euro ed è stato arrestato. Il furto era avvenuto lo scorso 4 ottobre, a subirlo un turista inglese residente in Svizzera che venne rapinato di un Rolex dal valore di ben 140.000 euro mentre passeggiava con la propria compagna in via Santa Caterina da Siena nei quartieri spagnoli di Napoli. A commettere il furto un 45enne proprio nativo del capoluogo campano con precedenti penali che ora è stato posto sotto arresto. L'uomo aveva un complice già arrestato il 31 ottobre scorso dopo che gli inquirenti avevano visionato le immagini delle telecamere ed erano riusciti ad identificarlo. Ora entrambi sono gravemente indiziati di rapina aggravata. Un arsenale è stato scovato e sequestrato dai carabinieri di Solofra, in provincia di Avellino, in un deposito appositamente nascosto tra i boschi del Monte Terminio nel comune di San Michele di Serino. I militari hanno trovato 700 kg di polvere da sparo, ordigni artigianali, due revolver, tre pistole, cinque fucili realizzati artigianalmente, tre carabine e persino una bomba a mano e proiettili della Seconda Guerra Mondiale. Parte del materiale esplosivo è stato fatto brillare dagli agenti del nucleo artificiale del comando provinciale di Napoli in completa sicurezza. Due persone di 51 e 56 anni sono state arrestate. Minimo storico per i nuovi casi nelle ultime settimane nel Casertano. I positivi scoperti nelle ultime ore sono appena 160, su un numero però ridotto di tamponi, 1860. La percentuale di positivi ai test scende comunque all'8,6%, il totale dei nuovi casi positivi e quindi dei casi positivi in generale 32.676 nel Casertano da inizio pandemia. Gli attualmente positivi in questo momento sono 8.599, si segnalano anche 599 guarigioni, purtroppo anche due decessi che fanno nella comunità di Casaggiove e uno nella comunità di Lusciano. Passiamo allo sport, oggi è la prima gara di Serie A che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona con gli azzurri che ospiteranno la Sampdoria. I bucecchiari sono alla ricerca di una vittoria che manca ormai da quasi due mesi, nelle ultime cinque partite infatti sono arrivati solo due pareggi e tre sconfitte. Fischio inizio alle ore 15, gli uomini di Rattuso dovranno fare
a meno ancora dell'attaccante Victor Osimhen, che stando alle ultime notizie provenienti dall'infermeria dovrebbe rientrare a fine anno, addirittura a inizio 2021. Ospina è favorito, ma Meret reclama un posto titolare. In difesa rientrerà sicuramente Manolas al fianco di Koulibaly, mentre Mario Lui viene insidiato da Goulam. Centrocampo si va verso la conferma di Bakayoko e di Fabian Ruiz, mentre Politano prenderà il posto occupato in Europa League da Lozano. Zielinski in vantaggio su Elmas alle spalle di Mertens, che anch'esso però dovrà fare attenzione alla candidatura come centravanti di Petagna. Inamovibile ovviamente il capitano Lorenzo Insigne. Ranieri conferma il compatto 4-4-1-1, ma dovrà rinunciare agli ex Tonelli e Manolo Gabbiadini. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento con Teleprima verrà rinnovato nelle prossime ore. Buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.